in maniera importante per i tanti progetti che abbiamo in corso nel progetto Scuola Lavoro, ma soprattutto con questa azienda che da tempo collabora con noi, con l'amministrazione, ci è sempre stata a fianco. Una menzione particolare la devo proprio all'azienda, perché è un'azienda che nasce dal basso, come si vuol dire, l'orgoglio veneto di chi parte con poco e poi per la professionalità, per la passione, per tanto impegno che mette, arriva a dei risultati strabilianti. E questa è in sintesi la OMA, è in sintesi frutto di una famiglia che partita da poco ha dato un'opportunità di crescita a tante famiglie e che ancora adesso sta sviluppando questa grande professionalità. Grazie Sindaco di questa testimonianza, è sempre molto bello sapere che gli enti locali sono vicini anche al sistema di produzione. Adesso parlando di OMA, tra l'altro, invitiamo due persone che sono coinvolte direttamente nel lavoro di OMA attualmente. Sì, perché invitiamo gli amministratori Alex Marra e Fedra Baldi sul palco per spiegarci un po' questo progetto, com'è nato. E venite. Fedra Baldi e Alex Marra. Giada Marra e Alex sono i figli di Fedra, che naturalmente è figlia diretta del fondatore, ma loro hanno il cognome chiaramente del papà. Fedra, allora, cosa vuol dire amministrare un'azienda che parte per essere piccola ma diventa un'azienda internazionale? È una bella responsabilità, cioè vedere i genitori che hanno fatto nascere una cosa, una grandissima in realtà adesso, però partendo da zero, partendo da niente, facendola crescere piano piano, noi figli siamo subentrati, fatalità per fortuna tutti e tre, siamo riusciti a dare un bello spunto all'azienda, perché si ritorna al fatto che i giovani che entrano in azienda, idee fresche, nuove, innovative, aiutano, supportano, perché la vecchia generazione aiuta con la, diciamo, con l'età, con l'esperienza, i giovani invece con la freschezza. Alex, cosa vuol dire prendere in mano l'azienda di famiglia oggi per un giovane? È un bel peso, sia come difficoltà ma anche come importanza. Una ditta come la nostra, 50 anni, è un ottimo traguardo e noi, la terza generazione, siamo ancora più invogliati a prendere in mano e far aumentare ancora di più quella che è stata OMA fino adesso. Cos'è l'IOS o l'EOS? Perché? Cos'è? È una macchina l'EOS? Sì, praticamente è un macchinario, non sto qui a disturbarvi con termini tecnici o dati tecnici, volevo solo spiegarla in un punto di vista sostenibile. L'EOS è un depalettizzatore multiprodotto. In breve, un depalettizzatore è un macchinario che in automatico scarica i contenitori dalla paletta e li mette su una linea di produzione. Sostenibile perché? Perché è un macchinario, rispetto agli altri depalettizzatori, costruito col 20% in meno di materiali, quindi un occhio all'ambiente, ha un bassissimo consumo energetico e in più, tornando anche all'aspetto di questo premio, aiuta a creare figure professionali, quindi non va a togliere lavoro, ma anzi ne crea dei nuovi. E questo è importante, macchine che non sostituiscono l'uomo ma che hanno bisogno dell'uomo, ed è per quello che abbiamo pensato questo premio, Fedra. Esatto, questo è un incentivo ai giovani, noi puntiamo molto sulla gioventù, vogliamo farli innamorare della meccanica, per tenere praticamente il Made in Italy in Italia. Abbiamo dato un nome, l'EOS, in ricordo dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Abbiamo voluto creare un'anima al nome della macchina, non solo acciaio meccanica, ma anche insomma, una fondazione di un genio immortale, qual era Leonardo da Vinci, meccanica, che lui è stato un grandissimo fondatore della meccanica, e quindi Leo da Leonardo e 500 letto da destra a sinistra. Un'estra rovesciata. Esatto. Quindi, benissimo. Quindi come faceva Leonardo, che scriveva non da sinistra a destra, ma da destra a sinistra. Allora, questa cosa ha coinvolto le scuole di Verona, tre istituti tecnici industriali. Alla fine l'adesione e il sostegno è venuto da due istituti tecnici, l'Istituto
tecnico professionale Giorgi di Verona, e chiamerei qui sul palco la preside dell'Istituto Giorgi, Irene Grossi, che so essere in sala, e il rappresentante, se c'è, in sala dell'Istituto San Zeno, perché il preside aveva dei problemi, Marco Febo, eccolo, lo vedo, che sta arrivando, il vicepreside. Quindi abbiamo coinvolto l'Istituto Tecnico Industriale San Zeno, salesiano, l'ho sentito nominare anche prima, è un istituto sempre alla frontiera delle esperienze scolastiche, e l'Istituto Professionale Giorgi. Irene, una battuta, l'importanza di questo per i giovani ragazzi di Verona. Beh, è stata una enorme soddisfazione e gratificazione per noi come scuola e per i ragazzi, per i nostri studenti, che abbiamo proposto come candidati. E l'Istituto San Zeno cosa ci dice? Il vicepreside Febo. Febo, fra l'altro, un nome mitico perché è il nome di Apollo, quindi il dio delle tecniche, il dio dell'arte e della musica, quindi ti pare una grossa responsabilità nel cognome. Cerco il mio Giove. Benissimo. Noi insomma, siamo assolutamente convinti che non ci sia alternativa nel cercare una collaborazione con il mondo delle imprese, insomma. Da qui in poi, e per quella che è la storia dell'istituto, insomma, non possiamo fare altro che sperare di trovare collaborazioni con aziende che diventino sempre più fattive, una parola che ho sentito pronunciare tanto questa mattina, insomma, in modo tale da poter formare davvero giovani e non per il futuro semplicemente a conseguire un diploma. Allora, la scuola come punto di incontro, di intersezione, grazie colleghi. Adesso cominciamo le premiazioni, quindi se restate anche qua con noi, dopo darete i premi. La scuola come luogo di intersezione tra la cultura e il lavoro, questo è molto importante. L'idea è stata concretizzata grazie anche alla disponibilità del grande ufficiale Carlo Rigoni, che abbiamo qui in sala e che mi ha aiutato a organizzare le cose, e grazie anche ad altre due figure importanti, la preside Maria Paola Ceccato, che è stata già preside del Giorgi, ora distaccata all'ufficio scolastico regionale, e la collega Laura Parenti, che è stata anche per molti anni responsabile dell'orientamento. Quindi la giuria era composta da persone di scuola e da persone anche dell'azienda OMA di Villafranca. Adesso io comincerei la premiazione. Sono stati individuati tre ragazzi che avevano 10 in condotta per i 3 anni del loro triennio finale e hanno ottenuto 100, ma anche di più, vedremo alla fine, all'esame di Stato. Quindi di 3 ragazzi di punta ai quali saranno consegnate borse di studio del valore di euro? 250. 250 ciascuno. Allora cominciamo. Con il terzo classificato, Luca Tabarelli, dell'Istituto San Zeno, classe quinta. E appunto condotta 10 e esame 100 su 100. Complimenti. E chiamerei sul palco il dottor Coccoli Alberto, rappresentante della multinazionale Festo, leader nel settore della pneumatica, per premiare, e anche Marco Febo, che è già qua con noi. Palco. E quindi allora vediamo una targa e prego, dottor Coccoli. Ci mettiamo qui davanti, che è più facile fare le foto immediatamente, e venite qua davanti. Allora, l'assegno viene consegnato dal vicepreside e la targa dal dottor Coccoli. Prego, venite qua davanti, venite qua, che vi vedano bene, prego. Scusate, colleghi, qua davanti al banner, perché ci sono anche esigenze di marketing, ovviamente, prego. Il bello della diretta. Sì. Bene, grazie. Grazie mille. Grazie, Luca, puoi scendere. Poi il secondo classificato è Igor Rossetti dell'Istituto Giorgi, con condotta 10 e anche lui esame di Stato 100 su 100. Ti inviterei sul palco. Igor, prego. E premia il rappresentante della Camera di Commercio, Nicola Baldo, e la preside dell'Istituto Giorgi, Irene Grossi. Sempre qui davanti. D'Amico Baldo, chiamato a premiare questo bravissimo ragazzo. Prego Nicola, è un piacere ritrovarti in questa occasione, caro. Prego, consegna la busta alla preside del Giorgi e la targa il dottor Baldo. Grazie.
Grazie, grazie. Grazie Igor. Mille. E prego. Per finire, allora, abbiamo il primo classificato, Thomas Benedetti, dell'Istituto San Zeno, classe quinta A, condotta 10 e esame di Stato 100 su 100 con lode. Con lode, con lode. Premia. Studia ingegneria aeronautica, quindi è destinato a vedere le stelle. Premia l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, se è in sala. Se è ancora in sala. E il vicepreside dell'Istituto San Zeno, Marco Febo. E quindi io sostituisco indegnamente l'assessore Donazzan come premio. Prego. Ho avuto il piacere di presiedere questa giuria e quindi è un grande piacere partecipare a questa consegna. Complimenti, tanti tanti auguri per il tuo futuro, grazie. Grazie mille, potete... Grazie. Anzi, voi potete rimanere anche sul palco. Allora, i nostri ospiti rimangono qui sul palco. Giada, adesso abbiamo sì. un altro non momento. Non è finito il momento non è finito, targhe. Non è finito il momento targhe, perché adesso noi vogliamo anche dare un grazie, un riconoscimento alle persone che ci hanno aiutato a fare questa cosa. E allora, chi premiamo per primo? Premiamo il rappresentante Festo. Festo, è il dottor Coccoli, dottor che è stato Coccoli. Con noi per questa operazione. Prego, dottor Coccoli. E premia e sale, anzi, sul palco Marco Dalla Bernardina, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto. Magari se vuole dire anche due parole più tardi. E cogliamo l'occasione per avere il rappresentante di Confindustria Veneto, Marco Dalla Bernardina, per chiedere un commento anche a lui di questa iniziativa e quanto sia importante. Noi siamo felici di essere venuti, come dire, in appendice in seguito a Manus Futuri. Manus Futuri è un'espressione latina che non vuol dire la mano del futuro, ma le mani del futuro, perché manus è della quarta declinazione, fa il plurale manus, anche il nominativo, va bene, ogni tanto i professori riemergono e siamo molto felici di questa iniziativa che coinvolge OMA. Cosa ci commenta, dottore? Ma assolutamente sì, anche il percorso è assolutamente coerente, perché ricordiamo che in Veneto siamo un'eccellenza negli istituti professionali e nella formazione professionale. Questo è importante, ed è importante avere sempre aziende che supportano la formazione, perché non finisce nelle scuole, ma continua e deve essere influenzata, quindi anche l'utilizzo dei laboratori, degli stage formativi e tutto quanto aiuta ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. Poi l'importanza di avere aziende, ma anche l'orgoglio, perché Alex era un mio associato quando ero presidente qua a Verona, e quindi è veramente con grande orgoglio vedere in loro e nei giovani, nelle nuove generazioni, questa attenzione, questa volontà di premiare le eccellenze e i ragazzi che si distinguono. Quindi direi che il grosso complimento va fatto a loro e alla grande lungimiranza. E anche ai partner che collaborano in questo, quindi consegniamo il premio sempre davanti al... Prego. Festo è un'azienda che collabora con OMA, per cosa? Allora io direi che lascio la parola ad Alex. Prego Alex, prego. Festo, una rapida panoramica, è una multinazionale leader a livello mondiale di pneumatica e robotica e collabora a noi nell'ingegnerizzazione dei processi. Molto bene, grazie, grazie. E ancora però una sorpresa. Carlo, vieni qua Carlo, c'è qua, una targa davanti, anche per Carlo, vieni. Vieni qua davanti, non possiamo non darti un riconoscimento per quello che è stata la tua energia. Un applauso. Un applauso a Carlo. Ecco. Almeno qua alla base, dai. Vieni qua che vogliamo darti un riconoscimento che meriti per una energia incontenibile anche nel creare relazioni. Prego, dottor Dalla Bernardina, grazie. Carlo Rigoni è un giornalista, è un amico carissimo, ma ha una capacità straordinaria di tessere relazioni sul territorio anche tra le figure di vertice, per cui spesso grazie anche a lui abbiamo potuto scambiare pareri, pensieri, progettualità in situazioni che non sono ufficiali ma che sono più efficaci anche di quelle ufficiali. Grazie a Carlo. Grazie che mille. Ha dato un grande contributo, vero Assolutamente, Giada? Assolutamente, sì, è stato fondamentale.
Ma non è finita qui, perché Stefano, c'è anche una targa per te, per la dedizione profusa nel, non lo nel sapevo nostro questo. Evento Lios. Non lo sapevo questo. Assolutamente sì. E lascio allora Fedra Baldi e Alex Marra premiarti. Perché io ho accettato subito di lavorare in questa direzione? Perché ho coinvolto le colleghe Laura Parenti e Paola Ceccato, perché con loro da tanti anni avevamo lavorato per creare le connessioni tra il sistema della produzione e il sistema della scuola. Manus Futuri è la forma con cui si è realizzata in grandi realtà come quella dell'ENAIP questa iniziativa. A Verona queste cose stanno prendendo corpo. Io ho visto subito nell'azione di Oma un'azione pilota e noi vorremmo che tante altre realtà imitassero Oma, e quindi da questo punto di vista sono davvero felice di questa esperienza, non mi aspettavo, a me non mi danno mai premi perché pensano che sia normale che faccia ste robe, per cui fondamentalmente lo prendo con grande piacere, davvero, grazie. Ti lascio premiare allora dai due amministratori Oma. Grazie davvero. È un onore, grazie. Metti là, grazie. Bene, ma le cose non finiscono ancora, vero? Perché fondamentalmente noi dobbiamo anche dare un altro riconoscimento. Assolutamente. A chi? A chi? A chi? A quello che è il fondatore, fondamentalmente, certo. No? A quello che fonda. Gianpietro, c'è in aula Gianpietro Baldi? Gianpietro Baldi. Dov'è Gianpietro? Eccolo. Allora, correva l'anno 1970 quando gli viene in mente di fare questa cosa. Prego Gianpietro, venga. E forse siete tutti molto giovani, ma voi forse non ricordate cos'era il 1970. Era un anno pieno di entusiasmo perché si finiva e si usciva dagli anni 60, che erano stati gli anni del boom. Erano anni della contestazione, gli anni del 68, del 69, dell'autunno caldo, e cominciavano a manifestarsi due tendenze particolari. Una, quella di una evoluzione sociale formidabile, di cui siamo ancora protagonisti, e l'altra invece quella di una tensione sempre forte nel mondo del lavoro. Avere il coraggio di partire con un'azienda negli anni in cui si facevano scioperi a raffica e cominciavano a cambiare i contratti, bisognava essere proprio visionari. Non solo, ma da lì a due anni cominciava la crisi energetica. Il 74 era l'anno della austerity, se vi ricordate. E quindi un'azienda nata da 4 anni che deve affrontare la crisi energetica. Ma poi non basta. C'è la necessità dell'aggiornamento, non solo la meccanica, ma la meccatronica, e quindi tutto un passaggio di trasformazioni e di competenze generazionali. Allora Gianpietro, come ha fatto a fare tutto questo? Sembra una cosa strana, ma erano anni duri e le aziende avevano bisogno di manodopera. Ma facevano fatica a trovare questa manodopera. Più o meno come adesso. Anche perché c'era l'estero, la maggior parte partiva per l'estero, perché le conseguenze erano queste. Allora abbiamo cominciato, cioè ho cominciato io, per scherzo, a fare delle macchine analoghe a quelli che facevano, per esempio, a Verona c'era quelli che facevano macchine automatiche, lesatrici, facevano tutte quelle cose lì. E di conseguenza c'era anche una ditta che si chiamava Paini o roba del genere, che ci dava il lavoro, perché io ho cominciato a dare una mano. Poi c'era la Marini, Marini Forni, eccetera, già cabine di verniciatura. Nonostante che io sono stato in Svizzera a lavorare, ho visto come si fa a lavorare, ho visto tutto, ho capito tutto quanto. Quando sono arrivato in Svizzera mi hanno guardato e hanno detto: ma te da dove vieni? Io vengo da Verona, insomma. Ha detto: ragazzo, qua ti devi fare sulle maniche, perché se vai avanti così fai poco. E quindi di conseguenza, quando sono rientrato, si è fatto sulle maniche un'altra volta, a fare questi lavori dalla Paini, dalla Marini, eccetera. E la Paini mi aveva dato a fare una macchina, una incassettatrice, perché loro facevano i cosi, i pastorizzatori. Facevano pastorizzatori, e di conseguenza tutte le bottiglie che venivano fuori delle birre, perché le prime sono state le birre, i colossi. Bisognava lavarle e pulirle. Ho visto queste macchine, ma erano di macchinoni grossi, ma non riuscivano a produrre, no?
Allora io, che conoscevo già la meccanica, ho detto, ma perché non facciamo una macchina meccanica? Facciamo questa cosa qua. E ho cominciato a fare questa macchina meccanica, rendeva 3 volte di più dei suoi colossi. Molto bene. E quindi... Allora, questo è l'esempio di come a volte il piccolo Davide batte Golia. Allora... Anche perché io volevo solo ricordare che questo premio è stato dato in dono da parte di Confindustria Giovani Verona, e qui sul palco abbiamo appunto Marco Della Bernardina per il Veneto, però in platea abbiamo Luca Mingardo e anche Valentina Gagliardo, la quale chiamerei sul palco. Scusa Luca, ma precedenza alle donne, perché tra l'altro è appena stata eletta presidente del gruppo Giovani Imprenditori, quindi le farei un grande applauso. Allora, a me fa piacere che a premiare il decano, il fondatore, siano due giovani che rappresentano la continuità della capacità imprenditoriale veneta e italiana, veronese in particolare. Prego, davanti al nostro... Bene, dobbiamo ringraziare anche ENAIP, perché come vedete abbiamo avuto il privilegio di poterizzare il sottofondo musicale di ENAIP, che ce l'hanno concesso con grande gentilezza. Bene, abbiamo chiuso Giada? No, chiamerei tutti sul palco, anche quelli Bene. Che non sono stati chiamati, anche Luca Mingardo, anche, Bigon, sì, anche le esatto. colleghe della giuria, Thomas Piccinini, tutti sul palco per fare le foto, le colleghe della giuria, così facciamo una foto tutti Carlo, insieme di gruppo. Tu non vieni? Prego. Carlo. Ti aiuto. Ci mettiamo tutti qua davanti? Prego. Sì, ci mettiamo tutti qua davanti. Ci stiamo, ci stiamo. O comunque ci prendono in modo tale che venga fuori. Sì. Un ragazzo manca. Dai Carlo, forza. Grazie a Nazareno. Grazie sindaco, prego ragazzi. No, tutti. Prego. Petra, vieni qua davanti. Vicino a me. Grazie, grazie a tutti anche quelli che sono rimasti in sala con noi, grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi. Grazie mille per aver preso parte a questo bellissimo evento, per noi era molto importante, grazie per il vostro sostegno di tutti. E... Che dire? Al prossimo appuntamento. Al prossimo appuntamento, però rimanete ancora qua perché adesso giù dal palco dobbiamo fare delle interviste, mini interviste velocissime. Grazie, grazie, arrivederci grazie anche mille. Agli ospiti in sala, grazie.